Parcheggio interrato in piazza Cittadella? No, grazie. E questa è la posizione presa dal Movimento 5 Stelle di Piacenza e da Legambiente contro la realizzazione dell'opera che prevede 250 posti sotterranei, i cui scavi potrebbero partire nel 2019. Una scelta azzardata da parte dell'amministrazione di centrodestra. È un mostro nel cuore della città e la città non ne ha bisogno, incide pesantemente sull'equilibrio commerciale e viabilistico e anche strutturale della città. C'è una soluzione a portata di mano che è la caserma che abbiamo qua al nostro fianco, che presto andrà nelle disponibilità del comune, dove è molto più semplice e meno invasivo fare un parcheggio di cui la città, la zona nord della città ha bisogno. E qua invece la piazza ha bisogno di una riqualificazione, mantenendo però gli alberi che ci sono, riqualificando la piazza e non scavando. Purtroppo c'è una penale da pagare, ma bisogna fare una valutazione di quali siano i benefici, eventualmente anche pagando la penale, ma trovando un'altra soluzione per questa piazza. Queste sono le battaglie che contraddistinguono il nostro movimento da sempre, e quando le amministrazioni sono così miopi, fanno scelte scellerate senza consultare i cittadini, dobbiamo sempre chiederci chi ci sta guadagnando e allora a chi verranno affidati i lavori o sono già stati affidati i lavori per questi parcheggi sotterranei, quali sono le società che lavoreranno. Cerchiamo di capire sempre, quando vengono deliberate certe scelte, chi ci sta guadagnando e chi c'è dietro. Questo aiuterà poi la cittadinanza ad avere maggiore trasparenza e a sapere da chi veramente sono amministrati. Per realizzare il parcheggio inoltre verrebbero sacrificati alberi secolari. Noi siamo contrari perché paradossalmente tutta la cittadinanza e gli stessi amministratori sostengono di essere contrari, però il progetto va avanti lo stesso. Questi sono dei paradossi che avvengono spesso in Italia. Noi siamo contrari per le ragioni che sono già in parte state dette relativamente alla necessità di tutelare i reperti archeologici. Il fatto che questo progetto naturalmente verrà allungato nel tempo, sicuramente per gli interventi della soprintendenza che verranno sicuramente fatti, il fatto che ci sono delle alternative, cose che non c'erano al momento in cui sono stati stipulati i contratti. Ultimo elemento e non ultimo, la questione che questo progetto comporta la necessità di tagliare queste 16 meravigliose piante. Allora, mentre tutto il mondo si sta impegnando per cercare di accrescere le piante nei centri urbani, mentre l'Europa ci sta attribuendo una sanzione di infrazione per l'inquinamento ambientale, noi andiamo a tagliare le piante, probabilmente poi per mettere qualche cespuglio. Questo non va bene, i cittadini lo hanno detto, hanno fatto anche delle manifestazioni per questo e noi continueremo a farle.